spazia candidata nella lista Avanti per Mola. Sono un ingegnere elettronico e insegno presso gli istituti tecnici di Monopoli. Nel corso di studi professionali ho maturato competenze di tipo trasversale ad ampio spettro, che vanno dalla cultura d'impresa alla formazione alla tutela della proprietà intellettuale. Il senso della mia candidatura è proprio quello di mettere al servizio della cittadinanza le mie competenze per risollevare Mola dallo stato di inerzia nel quale si trova e individuare insieme agli altri vie di sviluppo territoriale per valorizzare in loco le risorse umane. Condivido appieno, sono perfettamente allineata con il programma amministrativo di Gian Grazio. Si tratta di un programma condiviso, partecipato, che è finalizzato al conseguimento di tre obiettivi: bene comune, equità sociale e giustizia. Il grande fermento che si è registrato durante tutte le fasi che hanno caratterizzato la campagna elettorale, se da un lato rende manifesto il disagio che l'intera popolazione molese vive ormai da troppi anni, dall'altro ci dice che un cambiamento è già in atto. Per dare al nostro paese la spinta propulsiva di cui necessita, sono state individuate 5 aree programmatiche: ambiente e salute, giovani e innovazione, turismo, sviluppo e territorio, cultura, sport ed eventi, politiche sociali e sicurezza. Voglio spendere qualche parola sul turismo, perché lo sviluppo del turismo è correlato allo sviluppo delle altre aree che ho citato. Mi sembra che non sia stato mai sviluppato un piano integrato che ne tenesse conto delle molteplici dimensioni del turismo e dei fattori che influenzano i flussi turistici. In questo settore, per ottenere e mantenere un vantaggio competitivo forte, durevole nel tempo, occorre puntare sulla internazionalizzazione e sulla destagionalizzazione. Una valida proposta, ritengo, possa essere rappresentata dal turismo culturale, nel quale si inserisce a pieno titolo il turismo enogastronomico, che potrebbe favorire lo spostamento spazio-temporale del turista. I prodotti enogastronomici possono essere utilizzati come strumento di differenziazione in un mercato globale sempre più competitivo. Dal turismo nautico, uno dei settori economici con prospettive di maggiore sviluppo e per il quale il nostro territorio, per configurazione, storia e tradizione, ha forte vocazione. Il turismo sportivo, perché è risaputo che la scelta di località turistiche è spesso condizionata dalla possibilità, al di là degli eventi sportivi, di praticare sport. E infine ritengo che la costituzione di una rete per lo sviluppo integrato di attività formative, didattiche e produttive nel campo del turismo e delle attività marinare potrebbe essere un valido strumento per armonizzare la simmetria esistente tra le scarse risorse disponibili e il bisogno di stabilità, crescita del turismo e del lavoro. Occorre fare sistema in modo intelligente, operando su una logica basata sulla coazione transterritoriale, sovraterritoriale. Questo consentirebbe il raggiungimento dei singoli risultati progettuali pur nella valorizzazione delle singole individualità. Infine ritengo che se davvero Mola vuole assumere un ruolo centrale nell'ambito all'interno dell'area metropolitana e configurarsi quale polo attrattivo per portatori di interesse, è necessario che essa trovi una propria connotazione, anche per garanzia di legalità, di sicurezza, rispetto della salute e dell'ambiente. Mola è vincolata da una trappola di non sviluppo, in cui dobbiamo dirlo, è rimasta imbrigliata per incapacità amministrativa, mancanza di assunzione di responsabilità e applicazione di relazioni.
dovuta. Per uscire da questa trappola ci sono tutti i presupposti. La nostra lista, ma anche l'intera coalizione, è una squadra eterogenea, qualificata, la cui caratteristica distintiva è l'onestà morale e intellettuale. Il nostro impegno sarà quello di far sì che il nostro programma non rimanga una mera dichiarazione di intenti, traducendolo in risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Tuttavia, perché ciò si realizzi, occorre che ci accordiate la vostra fiducia. Ricordate che quando sembra che il giorno stia per spegnersi, che dal cielo esplodono i colori. Se è questo che volete, il 31 maggio sfaderate tutta la determinazione di cui siete capaci. Sentitevi liberi di votare i candidati di Avanti per Mola e incoronare Gian Grazio sindaco di Mola. Buonasera a tutti. Sarò breve perché voglio che il consigliere Bufo possa concludere. Io lunedì ho assistito a un confronto tra candidati sindaci e alla domanda che cosa vorresti fare sulla sicurezza, qualcuno con fare da spettacolo di bagaglino, perché purtroppo a Mola abbiamo anche Martufello dei poveri, sappiatelo, con fare da spettacolo del bagaglino ha parlato di telecamere sotto i piatti, sopra i piatti, sul tetto delle case, telecamere nei bagni, dappertutto. Qualcun altro ha parlato di stato di polizia, come se le chiacchiere non fossero già troppe. Qualcun altro invece rideva sornione e applaudiva. Ebbene amici, mi sono stomacato, sappiatelo, perché tutti quei molesi ai quali hanno incendiato l'auto non ridono, tutti quei commercianti che hanno subito le rapine non ridono e non fanno battute, il ragazzo aggredito in piazza 8 marzo non ride, e quindi vi chiedo scusa anche a nome loro, perché purtroppo a mio avviso questo è un cattivissimo esempio di politica. Allora amici, al di là delle stupidaggini, noi abbiamo con Gian Grazio e con tutta la coalizione sviluppato un progetto serio, un progetto che non prevede il controllo del cittadino, ma prevede la tutela dei cittadini, e quindi la telecamera nel piatto di qualcuno forse potrebbe, non dico prevenire, ma diminuire il rischio di qualche reato in qualche zona magari troppo estranea al controllo per ragioni di mancanza di centralità, insomma di aree purtroppo che sono periferiche, e quindi sì, non è la soluzione, lo sappiamo anche noi, ma è secondo noi è un ottimo deterrente, come un ottimo deterrente potrebbe essere il vigile di quartiere. E quindi il nostro impegno è per far sì che venga garantita la tutela di tutti. E poi scusate, io rido perché sentire parlare di coprifuoco da chi 10 anni fa ha sostenuto un professionista della sicurezza come Nicola Tanzi, che abbiamo il piacere di avere nel Movimento dei Moderati, è vergognoso, vergognoso! Quindi concludo augurandomi, anzi ne sono convinto, che Gian Grazio sarà il nostro sindaco, perché Gian Grazio non grida, è vero, forse non grida, non dice nessuna parolaccia, è educato, e forse qualcuno ha scambiato l'educazione con l'incompetenza, e questa è la cosa grave, che qualcuno continua a scambiare l'educazione con l'incompetenza. E quindi amici, facciamo vedere che Gian Grazio, oltre ad essere educato, è sostenuto da tantissime persone che il 31 maggio lo voteranno e lo faranno diventare il nostro sindaco di Mola. Grazie. Cari amici, si
siamo agli sgoccioli, siamo agli ultimi spunti di questa campagna elettorale polemica, fatta a volte anche di insulti. Però visto che siamo in una piazza in cui il lavoro è particolarmente sentito, Vude Calamolais, bastonate un sacco di chiacchiere. Allora, qualche giullare che probabilmente soltanto in un 10 di denari giocando a scopa o a 3-7 poteva essere messo, poteva risparmiarsi quello che è nella realtà. E qui c'è una testimonianza esplicita e coraggiosa che ha sputtanato quello che certa gente è stata in questi anni. Allora, qui con Gian Grazio noi non siamo a giocare a carte, noi qui siamo pronti a prenderci il presente e non il futuro, perché è il presente che appartiene a noi, è il presente che appartiene a chi è su questi pool, su questo palco o sul palco della piazza. Noi siamo qui con il massimo dell'impegno, abbiamo messo su un programma, se ne è trattato, se ne è parlato, purtroppo oggi nella fretta dobbiamo chiudere, non potremo affrontare altro, però dobbiamo darci da fare, siamo, ripeto, veramente nella parte finale della campagna elettorale e adesso bisogna andare a recuperare gli scontenti, gli incerti, tutti coloro che non vogliono andare a votare perché sono appunto delusi da questa becera politica fatta in questi anni. Allora noi siamo qui a rappresentare un'alternativa, a rappresentare gente per bene, a rappresentare gente pulita che vuole fare politica in maniera corretta, mettendosi al servizio del nostro amato paese, perché noi il paese lo possiamo rivoltare come un calzino se ci rimbocchiamo le maniche e ci diamo da fare dal giorno dopo in cui Gian Grazio Di Rutigliano diventerà sindaco di questo paese. Servirà l'impegno di tutti, di ciascuno di noi, di chiacchiera Castana Destra, la marionetta Gian Grazio, la marionetta di chi? Chi c'è dietro Gian Grazio? Dietro Gian Grazio ci sono io, c'è lei, c'è lui, ci siete voi. Dietro Gian Grazio c'è la gente per bene. Dietro Gian Grazio c'è chi si vuole adoperare per questo paese. Dietro Gian Grazio c'è chi è con le idee ed è pronto a metterle in campo dal 1 giugno. Ripeto, ci sono gli strumenti, ho avuto modo di parlare in alcuni comizi di quartiere, come per esempio l'area metropolitana, lo voglio ribadire molto rapidamente, perché l'area metropolitana sarà uno strumento determinante per il nostro territorio per recuperare quei finanziamenti che serviranno al sociale, ai trasporti, all'innovazione tecnologica. Ci sono una marea di possibilità che noi siamo pronti a mettere sul tavolo, che se ne dica, qui c'è anche competenza, qui c'è gente che, ripeto, vuole andare lì per lavorare e non per predicare bene e razzolare male o tornare nel periodo della campagna elettorale a rispolverare qualche opera che magari doveva essere realizzata nei 5 anni in cui si è fatta amministrazione, perché non è possibile arrivare solo ed esclusivamente agli ultimi 6 mesi quando dovevano essere i primi 6, i primi 180 giorni, i famosissimi primi 180 giorni. Andate a vedere che cosa è stato realizzato di quei 180 giorni. Non ce l'abbiamo fatta neanche in 5 anni e adesso abbiamo recuperato gli ultimi 180 giorni, andando a infangare, a impolverare probabilmente le abitazioni di qualcuno, perché adesso bisogna rifarsi una verginità e una facciata per cercare di riconquistare lo scranno principale del nostro comune. Allora qui non ci sono giochi di potere, qui non ci sono posti da andare a coprire solo ed esclusivamente per fare gli interessi propri o di qualche azienduccia vicina. Qui c'è soltanto la voglia di darsi da fare in maniera trasparente, legale, umile, perché noi dobbiamo tornare a fare politica in maniera tranquilla, serena e col sorriso, senza andarci a scannare. E allora, cari amici, questo lo possiamo impersonificare soltanto con Gian Grazio Di Rutigliano e non con chi, lo ribadisco, preferisce scherzare al destino del nostro comune o dei cittadini che vi appartengono attraverso una bella e sana giocata a carte. Quella ce la facciamo la sera.
Cina, non ad amministrare il nostro paese. Vi invito con questo a sostenere anche la nostra lista, Gian Grazio Di Lutigliano, la lista voluta proprio a sostegno del candidato sindaco e di Gian Grazio. Ragazzi, uno sforzo finale, perché c'è ancora tanta gente indecisa e incerta sul da farsi di questo paese. Noi invece abbiamo, ripeto, le idee chiare, andiamole a recuperare, andiamole a sollecitare, portiamole a votare e portiamo Gian Grazio Di Lutigliano a fare il sindaco del nostro comune. Grazie a voi, agli amici che sono intervenuti. Hanno solo spolverato, hanno solo rivistato alcuni degli aspetti che nel nostro paese non vanno e quello che si può fare. Ma di problemi ce ne sono davvero, davvero tanti altri. Parlano tanto di, e qua potremmo aggiungere, insomma, tanto di occupazione, di lavoro da dare, eppure per il lavoro non viene fatto nulla. Per l'agricoltura, per la marineria, per le attività commerciali, per gli artigiani. Ma ditemi, cosa è stato fatto in questi anni? Niente, giusto, niente. Pensate soltanto alla marineria. Che cosa accade nel porto, no? Ora è diventato impossibile anche poter solo entrare con i pescherecci nel porto di Mola. Non chiedono nulla, chiedono solo un pizzico di sicurezza, chiedono di poter entrare in tutta tranquillità in quello che dovrebbe essere il loro luogo di lavoro, il nostro porto, e invece sono stati letteralmente abbandonati. Questo è inaudito, non è possibile. Così come è stato consentito ad altri di rovinare il buon nome del nostro pescato. Certo, direte come? Il nostro pescato, il nostro pesce viene pescato e venduto direttamente nel mercato. Uno pensa, quello è il prodotto fresco, è il prodotto del nostro mare. Beh, vi assicuro che hanno consentito a non pescatori di poter vendere il loro pesce, il pesce surgelato. E qualcuno, qualche fregatura l'ha presa. Ma chi ha pagato le conseguenze è l'immagine del nostro paese e di tutti quei pescatori che di fatto fanno tanta fatica per portare un pezzo di pane a casa, un po' di pane a casa.